lettore di file musicali Hi-Fi Walker. Sulla parte inferiore vi sono due uscite, una per l'uscita line e l'altra per l'uscita cuffie. Vi è anche l'ingresso dell'alimentazione o di un cavetto per leggere adattatore, per leggere anche OTG, una chiavetta USB o qualsiasi altra memoria esterna. Sulla destra troviamo i tasti del volume a bilanciere e lo slot per la scheda micro SD. Vi è anche un sistema per legare un laccetto, cosa che io non amo, non mi sono mai fidato. Questo è il retro, in vetro, però purtroppo un vetro che trattiene molto le impronte. Sulla sinistra non vi è niente, sul lato superiore il tasto accensione. Sul davanti è presente un tasto in basso a sinistra per memorizzare durante l'ascolto una canzone in una playlist per poi avere una selezione musicale quasi dei preferiti. A fianco vi è un piccolo LED che segnala l'accensione. Sulla destra in basso un tasto skip e due tasti superiori per andare avanti e indietro nella selezione musicale. Poi vi è questa corona rotante che serve per selezionare varie scelte, sia musicali che anche nelle impostazioni. Al centro vi è un tasto con funzione di play, stop e pausa, anche per confermare poi le selezioni delle impostazioni. La costruzione è molto bella, in metallo, è molto piccola come lettore, si tiene bene in mano, non ha particolari fronzoli, però è molto pratico, giusto come piace a me. A me non piacciono certi fronzoli inutili, e fa quello che deve fare il lettore, è un buon lettore anche. Col tasto superiore andiamo ad accendere, una leggera pressione per qualche attimo di attesa per avere l'accensione anche del sistema. Col tasto skip andiamo alla schermata più importante, che è quella per accedere alle funzioni delle impostazioni. Ruotiamo la corona e arriviamo a quella delle impostazioni generali. Qua abbiamo, come si vede, alcune funzioni da poter scegliere. Ruotando la coroncina si arriva alla selezione scelta e poi la conferma con il tasto centrale. Torniamo indietro e possiamo andare ad un'altra impostazione, che è quella per scegliere altre impostazioni particolari. Abbiamo la set tema, il display, e poi se vogliamo avere Bluetooth, modalità USB e altre funzioni. Tutte le essenziali ci sono, non manca niente. Tornando allo skip, torniamo in impostazioni e possiamo accedere a questa funzione, che è una funzione, ma non saprei definirla,
dove si possa vedere varie scelte delle preferenze e anche vedere come sono all'interno i file musicali. Torniamo a skip, torniamo indietro e possiamo arrivare alla funzione della scelta dei brani musicali. Qua possiamo scegliere se accedere alla scheda interna o alla scheda esterna OTG. Scegliendo la scheda interna, già a pressione, possiamo arrivare a quelle che sono tutte quante i nostri autori. Premendo ancora il tasto centrale possiamo vedere gli album all'interno e scegliere quello che vogliamo sentire. Purtroppo, no, come si vede, non c'è una scelta tramite playlist, dato che io quando ho caricato gli album ho fatto una playlist per semplificare la partenza del lettore. Non mi piace scegliere una canzone e poi andare avanti, però purtroppo non la sopporta. Bisogna tornare indietro e farla partire dalla canzone numero 1. Poche ma semplici operazioni per poter ascoltare qualsiasi file musicale in maniera senza troppe funzioni da attivare. Viene fornito con un paio di cuffie molto valide, però purtroppo la mia solita testa lo infila in una tasca di una giacca, un paio di pantaloni, un giaccone, e poi mi dimentico dove l'ho infilata e non posso far vedere. Comunque è una cuffia di ottima qualità. Questo non è una recensione così, proprio spassionata da uno che non ha nessun interesse a parlare bene o male. Bellissimo lettore, un lettore che consiglio vivamente, che vuole ascoltare musica in mobilità, tenendo libero il telefono. Sì, si può ascoltare anche musica con un paio di cuffie Bluetooth, come si vede dalla scelta delle impostazioni. Io ne ho provato una qualche tempo fa, sì, per un raggio di 2-3 metri non ci sono problemi. Adesso non so se dipendeva dalla cuffia o dal lettore. Comunque io preferisco sempre leggere con il cavo. Solo una volta l'ho usato in Bluetooth con un altoparlante esterno. E avevo il lettore in tasca e la cassettina da JBL agganciata allo zaino. Mentre camminavo ascoltavo musica. Non è una mia abitudine ascoltare musica quando cammino. Sono in un bosco, assolutamente no, anzi neanche con le cuffie. Ma ero in una strada aperta, anche poco trafficata, di persone a piedi, ma solo macchine, perciò non avevo problemi. Era anche per poter provare sia Bluetooth l'apparecchio che anche la cassa acustica. Questo lettore, come appunto ho detto prima, tramite l'uscita line può essere collegato ad un amplificatore analogico, dato che all'interno questo lettore ha un convertitore DAC. Io lo collego al mio Cambridge con le casse Spendor LS35A e ascolto molto bene la musica, ma non è la mia abitudine fare questo sistema, solamente per praticità.
Il resto è collegato ad un paio di casse esterne amplificate e rende molto bene. Ve ne sono alcune molto valide. Io ne ho un paio che ho collegato al computer e farò una recensione fra qualche giorno. Sono casse della Edifer. L'ho provato anche collegare ad una cassa unica, sempre della Edifer, anche quella lì farò una recensione prossimamente. Le sue prestazioni sono sempre state ottime, molto 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 valide. È un lettore che consiglio vivamente a chi voglia acquistare qualcosa di valido spendendo poco. Tra casse e lettore si può avere un impianto ottimo, veramente ottimo, sotto i 400 euro. Per spendere 300 euro in un paio di casse ottime, oggi si trovano molto, si trovano parecchie di qualità. Casse veramente attive. Come vedete si impugna molto bene, anche se si aggiungono molto bene i comandi, molto comodo. Ed è, come ho detto, un oggetto molto carino. Si trovano su Amazon, trovano ancora però delle protezioni per sia lo schermo anteriore che per la parte posteriore, per renderlo meno sensibile alle ditate. Come si vede, le trattiene molto. Sì, lo consiglio vivamente perché è veramente un oggettino anche carino, cioè non è, che si presenta molto bene. Io preferisco al telefono, penso che il telefono debba fare il telefono. Come vedete adesso c'è la luce accesa in basso a sinistra, è in stand by. Adesso premendo il tasto superiore per qualche secondo si spegne, viene la schermata Hi-Fi Walker e si spegne. Ecco, si è spento anche il LED. Veramente, veramente molto pratico. È bello. Tanto che io ne ho comprato un altro.